66 concorrenti ai nastri di partenza, un percorso rinnovato da 7,4 km e 1116 metri di dislivello positivo da affrontare. Domenica 29 agosto dal centro di Valbondione è scattata la decima edizione di Orobie Vertica, la gara targata Fly Up Sport, intitolata alla memoria di Danilo Fiorina. A tagliare per primi il traguardo situato al Rifugio Cocca sono stati rispettivamente Fabio Pasini della Re Castello Radici Group e Vivien Bonzi del Team Garen. Pasini, che ha chiuso con un crono di 58 minuti esatti, si è messo alle spalle il 19enne Luca Tomasoni, anticipato di una trentina di secondi, terza posizione per il veronese Mattia Tanara. Sì, Orobie Vertical Memorial Danilo Fiorina, decima edizione, quest'anno un'edizione speciale con un nuovo percorso molto panoramico. Siamo appunto qui per ricordare Danilo, che ormai sono quasi 5 anni che non è più con noi e che tanto mi ha aiutato personalmente a livello sportivo, e insieme a me abbiamo fondato appunto la Fly Up, che da 14 anni promuoviamo lo sport, ma soprattutto il nostro territorio. Sì, per noi atleti un bel percorso, bello corribile. Diciamo che è una via di mezzo tra correre e camminare con i bastoni, mi è piaciuto molto. Poi oggi temperatura ideale, sono contento che ho vinto quella gara qua in memoria di Danilo, che era mio amico e ci trovavamo sempre, un grande sportivo e ci tenevo a esserci. E niente, sono venuto su bene, sono contento che mi sono ripreso un po' perché ho fatto un periodo un po' no. Adesso che è tornato il fresco sono tornato ad andare bene, una bella lotta con il mio compagno di squadra dell'esercito Luca e ce l'ho fatta e sono contento. Al femminile Vivien Bonzi, dopo il successo nella Camuna San Fermo Trail, ha ribadito la propria superiorità sulle avversarie facendo segnare un tempo di 1 ora, 9 minuti e 19 secondi. Seconda piazza per la compagna di squadra Chiara Galli, staccata di oltre 5 minuti, terza per la specialista della corsa in montagna Samantha Galassi. Sì, ne sto vincendo parecchie e sono davvero contenta, però l'importante è correre e fare ciò che piace, poi se c'è la vittoria ovviamente la soddisfazione è sempre più grande. Questo sì, sicuramente. Comunque una gara davvero bella, bellissima, un'organizzazione fantastica, percorso bellissimo, quindi è stato fatto un ottimo lavoro e sono davvero contenta di averla fatta e sono contenta di aver corso comunque a casa, diciamo, quindi vicino casa, insomma nelle montagne di casa, esatto. E quindi una bellissima gara che consiglierei, rifarò sicuramente se verrà rifatta e sono davvero contenta, sì.